Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Ah, hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo combattuto contro Alden e il suo maxi robot spazzaturoso. Oggi siamo in una zona nuova della città e oltre a quello ho controllato i miei poteri. Abbiamo 12.000 punti esperienza, giusti giusti. Compriamo l'ultimo potenziamento della bontà, l'attacco virtuoso. Ripristina una significativa quantità di energia ogni volta che colpisci un nemico. Diciamocelo, in questo modo ci semplifichiamo non poco la vita. E questo forse giustifica un pochino il pagare il prezzo di essere buoni, ovvero quando stai cattivo hai dei poteri comunque mica male, ma questo potenziamento qua del buono ti permette costantemente di curarti, il che è molto d'aiuto. Il prossimo obiettivo è ora il costo. Fuori dai piedi, è tempo di pensare a Kessler. Strategicamente però ti ha bloccato nel quartiere storico. Vai ad aprire il ponte mobile sulla 19ª. Ok. Avrai una via di fuga se serve. Va bene. Secondi. Tu dove sarai? Se avrai bisogno di me, io ci sarò. 5 secondi. Questa l'ho già sentita. Abbassa il ponte. Ok, io intanto curo un pochino quel poco di persone che riusciamo a curare. Quella! Ma era una bomba, io pensavo che era il... pensavo che era l'antenna che faceva bip 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 bip. Dobbiamo fare attenzione, nel quartiere storico ci sono delle bombe mica male. No, volevo raggiungere quel frammento dell'esplosione. Ecco fatto. Come ripeto, l'esplosione aveva un epicentro e i frammenti sono sparsi in modi del tutto a caso. Cioè, se fossero tutti sparsi, qua c'è il centro, e fossero tutti attorno, avrebbe un senso logico. Ma in questo modo, cioè, come c'è finito sopra la testa di quella statua? Eccoci qua. Allora, facciamo... esatto, le cose per bene. Come dobbiamo fare? Quel ponte non sembra messo benissimo. Vedo un buco grosso quanto le mutande. No, dai. Meglio che non le finisco ste frasi, perché poi c'è chi si offende. Il nostro tempo insieme sta finendo, Cole. E io temo che tu non sia ancora pronto ad affrontare ciò che verrà. Perciò ho deciso di accelerare le cose. Evolviti o muori, come si dice. Oh no! Credo di aver... cominciare. Ulla madonna! Porca miseria! So quanto Trisha sia importante. Stai buono? Per te, Cole. Quanto la ami. Ma tutti abbiamo il nostro ruolo. Anche lei. Già, Kessler. Ed ecco perché lei è seduta qui accanto a me. Ho piazzato una serie di bombe in giro per la città, ognuna con un timer. Se non riuscirai a disinnescarle tutte prima della detonazione, lei morirà. Cole! Bastardo! Ho azionato il timer della prima bomba. Non hai molto tempo. Aia, cosa mi è esploso, scusami. Cosa mi è esploso addosso? Ma ancora? Ho azionato il timer. La madonna, ma quanta gente c'è? Non hai molto tempo. Oh, allora. Forza, andatevene. Questo... meglio
No! E che palle! Via Cole però! Non ti bloccare in mezzo a nulla! Ecco fatto, allora. Meglio muoversi ora. Altre due persone sono vive per merito tuo, Cole. Fratelli, sorelle. La prossima bomba è innescata. Io no, non sono sicuro, ma credo di averne trovata un'altra. No, forse non è una bomba, però... Intanto mi aspiro l'energia gratis. E soprattutto, passando da qua, ho evitato un po' di casino. Non mi aspetto certo che tu possa capire, Cole. Non ancora, comunque. Ma verrà il giorno in cui tu mi ringrazierai. Già. Di questo sono sicuro. Sì, certo. Certo, Kessler, ti ringrazio. Ti mando anche i bigliettini d'auguri per Natale. 30 secondi. Porca miseria, 30 secondi. Vieni, vieni, vieni. Ok. 5 persone ora. 5 persone che vedranno un'altra alba. Ma io mi chiedo, le hai salvate perché era la cosa giusta da fare? Ma... che succede? Perché stai cercando di proteggere Trish. Ok, io meglio se mi levo. Ecco fatto. Sì, sono sicuro di aver ucciso un sacco di persone innocenti, ma... Ho azionato il timer della prossima bomba. In questo momento è ciò che mi frega di meno, le persone che ci sono qua in giro. No, acqua! Via da qua! È sorprendente ciò che riesci a dimenticare. L'odore di qualcuno. Ma come sono esplose? Ma dai! Ma vaffanculo! Ah! Perfetto. Andata. Oh. Dove sei? Aspetta. Ecco fatto. Andata. Tic tac, tic tac. E tic tac. Bomba sta per esplodere. Per tua sfortuna ero già qua accanto. Ed eccoci finalmente alla tua prova finale. A un tetto è appesa Trish, l'amore della tua vita. All'altro sei medici. Pensa a tutto il bene che potrebbero fare, alle centinaia di vite che potrebbero salvare. Cosa è più importante, Cole? È sto tizio. La vita di una o le vite di molti? Ci sono bombe collegate a ogni piattaforma. Hai il tempo di salvarne una, ma non entrambe. Scegli. Figa. È palese che
quella buona sia per forza questa. Canonicamente Cole sceglierebbe di salvare i medici. 30 secondi, Cole. E subito dopo andare da Trish. Avrei voluto che ci fosse un altro modo senza che Trish dovesse morire. È una donna così speciale. Ma in tempo di guerra, in momenti di crisi, bisogna imparare a ignorare i propri sentimenti e a fare ciò che è meglio per gli altri, non per se stessi. Trish! Già. Il tempo rallentò mentre Trish cadeva. Così tanti poteri e non ho potuto fare niente. Per un attimo tornò alla vita. Giusto il tempo di dire che era fiera di ciò che ero diventato. Fiera che aiutassi le persone con i miei poteri. E che per questo mi amava. Già. L'ho sepolta nel parco accanto agli altri morti nell'esplosione. Kessler pagherà per questo. Troverò quel bastardo malato. E lo ucciderò. Ovviamente salvarla non sarebbe mai stata una scelta canonica, né tantomeno giusta. Già. E incredibilmente le nostre azioni ci hanno reso buono, nonostante probabilmente ha ucciso un sacco di persone. Ho visto che cosa ti ha fatto Kessler. Maledetto. Ogni minuto che quel cane respira ancora, la nostra vita è a rischio. 75 secondi. Dove diavolo eri? Se solo mi avessi aiutato, Trish sarebbe ancora viva. Non potevo. È morta nel momento in cui è finita in mano a Kessler. 51 secondi. Risparmiami questa merda. Tu non volevi rischiare. Espormi per una sola persona? Non credo. Ma posso aiutarti a vendicarti. La griglia elettrica della zona sud dell'isola non è mai stata aggiornata. Usa ancora le sottostazioni esterne. Accendile tutte e tre e ripristina l'energia sull'isola. Va bene. 10 secondi. Acquisendo un nuovo potere nel frattempo. Esatto. Va bene, allora. Prima di tutto prenderò altri due pezzi dell'esplosione. Eccolo qua. E ottenere un nuovo pallino. E con questo noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.